brano che ho scritto io per il mio disco dell'anno scorso, che come il disco si chiama Dentro e Fuori dal Rock and Roll. Musica mia, testo e voce di Ettore Diliberto. Siamo qua al Monferrato Stage ad Asti in compagnia del grande Maurizio Solieri. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao, ciao. La donna che visse due volte. Esatto, altro soprannome dato da gentiluomo qui presente. Una spia d'oltre cortina, quindi mi vengono in mente i film di Hitchcock, quelle cose lì. Sono molto amante del cinema, per cui così, mi viene in mente questa cosa qua.
Io l'apprezzo, la prendo come un complimento, perché intanto certo. Hitchcock era un ma soprattutto nelle foto che metti, no? Così. Ecco. Cioè, ti vede bene con un impermeabile nero di pelle, no? Con dei tacchi alti e un coltello in mano. Wow! Quasi quasi l'adotto. Me l'hanno già detto parecchi, certo. Di mise, di foto. Te l'ho detto che hai la fascia del nord Europa. Sì, è secondo questo soprannome. Tu coperta di piume. Questo mi è stato suggerito. Ma anche sì. Beh, anche questo non va bene, male, insomma, esatto. Me la censuriamo. Però preferisco l'impermeabile di cuoio. Piace di più. Va bene, accetterò il tuo suggerimento. Te la mando. Ascolta, noi ci siamo visti... Ci siamo visti qualche mese fa. Qualche mese fa, in sì. Luglio ci siamo visti. È luglio, è vero, sì. Marinella! Sono troppo avanti. Questa è mia sorella gemella. Piacere. Gemella. Sì. È vero. Pensa a te. E... e al Festival della Parola con appunto un bel tema sulla Steve Roger Band. Sono dei volumi allucinanti. Qui siamo per un grande serata di beneficenza, quindi diciamo onore. Oh. Sto facendo un'intervista. Queste donne, sono partiti anche gli occhiali. Grazie. Vediamo come stai. Sta meglio a me, sai? Sta meglio a me. Certo. Ci siamo visti appunto con la Steve Roger Band, abbiamo ricordato il buon Massimo Riva e tutte le marachelle che avete fatto. E questa sera invece che repertorio riproporrai con i tuoi colleghi? Siamo in una marea di musicisti. 16 musicisti? Sì, 10 chitarristi e 6 batteristi. Qui c'è un sacco di roba. Cioè, io diciamo personalmente farò Dentro e Fuori dal Rock and Roll, che è il pezzo che dà il titolo al mio album. So. Bello. Cosa faccio? Faccio Live and Let Die di Paul McCartney. Wow, quel pezzo lì. E poi più avanti nel corso del concerto November Rain dei Guns N' Roses. Wow. Poi nel finale, vabbè, tutti insieme, varie cose, insomma, classici del rock. Wow, beh, insomma, la musica più bella, direi. Sicuramente non facciamo della trap o la musichetta che va per la maggiore in Italia presso un pubblico un po' stupido. E beh, quest'anno c'è Sfera e Basta, X Factor. Meglio che stia zitto, cara. Ma noi non ce ne frega un cazzo, perché chi ama il rock and roll sa cosa deve ascoltare. Esatto, esatto. Ma senti, ma tornerà questa bella musica? Ma tornerà, c'è, perché comunque ti dico, io andando in giro a suonare trovo dei gruppi anche di donne, soprattutto di donne, ecco, molto più brave degli uomini. Ne parlavo oggi con mia sorella in macchina, ecco. Sono molto brave. Il problema non è chi suona o magari un pubblico che ascolta questa musica, sono le infrastrutture che continuano a dare spazio a dei generi musicali per me tristi. Per cui, non so, sarà legato alla politica, a tutte queste cose qua. Il rock ci sarebbe, però diciamo che viene dato poco spazio in Italia, all'estero tutto un altro paio di mani. Esatto. Qual è il paese dell'estero dove ti sei trovato meglio? Ma voglio dire, cioè, vai ovunque, cioè basta andare in Svizzera, basta andare anche nei paesi dell'est dove... Torniamo lì. Molto bene, eh? No, piace tanto il rock and roll, ma piace. Uomo italiano. Uomo italiano, no, ma non solo uomo italiano, proprio piace. Ma ti dico, già 20 anni fa andavamo, io e altri musicisti del mio giro, eccetera, eccetera, a suonare in Slovenia, prima ancora che venisse sdoganato, eccetera, eccetera. C'era un pubblico della Madonna, begli impianti, trattati da Dio. Quest'estate ho suonato in Slovenia, trattato da Dio come mai in Italia mi trattano. Ecco. Cioè, non posso, poi non ti parlo, voglio dire, con Vasco abbiamo suonato poi in tutta Europa, anche in Canada, io sono andato spesso negli Stati Uniti, conosco musicisti americani che hanno suonato con noi, che insomma, eccetera, eccetera. Se tu sei serio, se sei bravo, sei bravo. Non è come in Italia in cui sono i selfie, facciamo i selfie, facciamo i selfie. Meglio che stia... Zitto, muto. Senti,
senti, come sta andando dentro e fuori dal rock and roll? Ma i dischi ormai non li compra quasi più nessuno. L'ho comprato. Insomma, cioè, non puoi pretendere che un disco abbia... Cioè, ormai i dischi tutti quanti, anche i Rolling Stones, li fanno per fare le tournée. Cioè, la gente non è più... Sì, c'è l'appassionato, però diciamo che la gente non è più con la bava alla bocca come una volta per comprare, anche perché ormai tutti quanti i dischi belli li hanno già fatti, cioè è difficile a 70 anni o a 75 fare dei bei dischi, non a caso tutti, cioè, hanno tutti un grande repertorio, anche in Italia diciamo, insomma, gente che fa dei... Ecco, l'unico che ha fatto un gran bel disco, perché poi uno sì, ha due palle quadre, Bruce Springsteen. Ecco. Ha fatto un disco bellissimo, ispirato alla California degli anni 60, devo dire un disco molto molto affascinante, che a me piace moltissimo, per cui... Miracle, che gira in radio. Se uno le cose le vuol fare e se ha il cuore per farle, le fa. Beh, Bruce, devo dirti che è venuto a Genova, tu lo sai che era venuto a Genova e io c'ero. Io l'ho visto varie volte. Ho cominciato a vederlo dall'85, per cui grande. Suonava talmente tanto che ci siamo rotti le palle prima noi, siamo andati via prima noi. Quindi con chi vorresti suonare? Ma a me non interessa suonare con Tizio Caio Sempronio. A me interessa suonare con della gente brava, tipo gli amici, esatto, che sono stasera. Stasera. Esatto, non è che per forza, poi se capita, capito? Però già è sufficiente suonare con dei professionisti. Io suonare con i dilettanti mi rompo le palle. Anche perché sei un professionista. Lo so, perché è tutta la vita che lo faccio, quindi è bello suonare con della gente che sa quello dove mettere le mani, insomma. Mai quindi con uno della trap, quindi. No. Sai che Ozzy però l'ha fatto? Ha coinvolto uno della trap americana, Ozzy Osbourne. Sei aggiornato su questo? No, non sono aggiornato, però sicuramente, allora, i generi musicali diversi dal solito all'estero sono fatti molto meglio, non sono come in Italia. Cioè, voglio dire, il rap è ascoltabile, perché comunque c'ha una ritmica. Chi fa rap sa cantare anche il soul e il rhythm and blues. In Italia questi non sa neanche intonare, cioè è facile parlare fuori tempo e dire delle stronzate, capito? Parlando delle ragazze tutte troie, tutte qui, tutte là, capito? Per un pubblico di undicenni che si sentono protagonisti con questi cazzo di selfie o di telefonino, queste cose qua. Cioè, per me non esiste quel mondo lì assolutamente. Grande Maurizio, anch'io la penso proprio come te. Dai, speriamo in una svolta. Ma no, e che la... io non mi posso lamentare, quello che dovevo fare l'ho già fatto. Beh. E soprattutto problema dei ragazzi più giovani, capito? Ecco. Che non vengono tenuti in considerazione. Per cui... E io con loro dico sempre di andare all'estero, è inutile stare in Italia. Infatti. Però ci crediamo, dai, un po' nella nostra Italia, ancora un po'. No. Nell'Italia musicale, non perché non ci sia, però non ho molta fiducia nel pubblico, in un certo tipo di pubblico. Per cui se uno è giovane deve prendere la strada dell'estero e trovare la soddisfazione. Europa dell'est. No, non solo, dappertutto. Però bisogna essere seri e bravi. Chiaro, questa è la base. Esatto. Bene, grazie Maurizio. Ok, ciao a tutti. Ti do un bacio in pubblico. Vai. Grazie. Ok, ciao.
grazie.